Per Udinese Channel il piacere di poter scambiare due chiacchiere sul calcio di Serie A, perché Morris Carrossieri l'ha conosciuto parecchio il mondo della massima serie, ci ha giocato e probabilmente si è tolto le più belle soddisfazioni della carriera. Grazie per aver accettato il nostro invito, Carrossieri, innanzitutto. Grazie a voi. Vedendola da fuori questa Serie A rispetto a fino a poco tempo fa, quando giocavi con l'ultima esperienza con il Lecce, pensi che qualitativamente sia un po' scesa o comunque rimasta su livelli importanti? Ma diciamo che il livello tecnico è sempre uguale, forse vengono a mancare meno dei giocatori importanti, tipo Ibrahimovic, Nesta, Thiago Silva, il Ronaldinho, quindi sono giocatori che sempre io, incontrarli non è un piacere perché da difensore sono sempre giocatori difficili da marcare, però ecco, a livello di spettacolo, a livello di calcio, diciamo che qualcosa il calcio italiano oggi ha perso. Adesso perché il nostro calcio non li attira più i campioni? Ma non è che non li attira più, evidentemente c'è anche crisi nel calcio, quindi giustamente la carriera da calciatore non è che dura una vita. Anche molto si fa anche gli interessi, quindi ecco, io mi ricordo l'anno di Palermo, giustamente erano giocatori tipo Cavani, Pastore, così che erano da scoprire, però ecco, adesso hanno fatto la fortuna qui in Italia e poi giustamente sono andati all'estero perché ti offre molto di più il palcoscenico. A proposito di calciatori da scoprire, a Carrozzieri, calciatore, chi l'ha scoperto? C'è un uomo a cui devi dire grazie? Guarda, purtroppo questa persona non c'è più, è scomparsa 3 anni fa. Io andavo a fare un provino che avevo 17 anni nel Castel di Sangro, la favola Castel di Sangro in B, e venivo dal River Ciabi di Chieti, quindi una squadra. E sono andato lì con 45 minuti di partita, questo mi ha preso subito e ho fatto il primo anno di primavera a Castel di Sangro e poi sono andato subito a Bari. Dopo 6 mesi mi ha comprato il Bari. E questo si chiama Agnello Toti, che è era molto legato a Leonardi, direttore del Verona, che era a Castel di Sangro. Poi avevo anche il presidente Gabriele Gravina a Castel di Sangro, quindi ecco, questo Agnello Toti, beh, lo ringrazio molto, purtroppo non c'è più, mi dispiace, è mancato 2 anni fa. Poi cosa ci hai messo del tuo per arrivare comunque a traguardi anche importanti? Sì, è logico, il calcio, ecco, a me era stata sempre fin da piccolino la mia passione, come tutti i ragazzi, il sogno era quello di arrivare in Serie A. Ci sono stati tanti sacrifici, abbandoni la famiglia da piccolino, però alla fine diciamo che i sacrifici mi hanno ripagato. E poi è stato il giorno più bello fare, penso da ragazzino tutti lo sogno, il sogno di fare l'esordio in Serie A contro la mia squadra del cuore a San Siro. Quindi io ho fatto l'esordio in Serie A con Inter-Sampdoria. Marcando un Cruz giocatore, e appunto, non proprio i più Martins. semplici. E quindi sì. Poi era l'Inter di Mancini, quindi era una grande squadra. Quando hai saputo quel giorno che saresti stato schierato titolare, con Novellino in panchina, se Sì, ho non vado errato? saputo la mattina della partita perché Novellino quella settimana era sempre indeciso, c'era stata la squalifica di Grandoni e quindi era Falcone il titolare, e era indeciso tra me e Mirko Conte, no? E quindi durante la settimana ci ha sempre alternato. La mattina scendo a fare colazione, incrocio Novellino sull'albergo, sull'ascensore, si apre la porta, io scendo e lui risaliva e mi fa: ma ce l'hai il coraggio di giocare a San Siro oppure faccio giocare Conte? Gli faccio: sì, mister, tranquillo. A fare colazione, invece di fare colazione, giro attorno al tavolo, risalgo su in camera che stavo con Falcone in camera. Dico: Giulio, vedi che il mister mi fa giocare. Lui mi fa: io già lo sapevo. E da lì è stato un ghiaccio fino alle 3 del pomeriggio, dalle 8 di mattina, perché fare l'esordio a San Siro, insomma, 2 mesi prima giocavo in C. Ma è vero che poi determinati campi pesano sulla testa e sulle gambe di un calciatore come San Siro, come l'Olimpico? Cioè, è vero, Morris, che ci vuole carattere anche per giocare in Beh, quegli io ti dico, impianti? il primo anno pesa. Infatti fare gli esordi a San Siro, però mentalmente sono entrato diciamo come una cosa, tanto vengo dalla C, se sbaglio posso rimediare, se faccio bene tutto di guadagnato. E infatti quel giorno mi hanno premiato migliore in campo Sky, Bergomi, e da lì Novellino non mi ha tolto più. Sì, poi ecco il primo anno, ti ripeto, 2 mesi prima andavo a giocare per tutto rispetto, non so, Crotone, Avellino, così, ti ritrovavi a giocare a Roma, all'Olimpico, a San Siro, a Napoli, a tutti questi stadi che 2 mesi prima li vedevo per televisione. Da difensore affrontare Di Natale, perché vi siete incrociati spesso, quanto è stato complicato? Beh, proprio Di Natale è un grande giocatore, non è che lo devo, si scopre adesso, quindi
complicato, perché è un giocatore molto rapido, bravo tecnicamente, veloce con esecuzioni di dribbling e calcio in porta, quindi è un giocatore completo. Perché nonostante la sua età, per l'Udinese continua ad essere non solo un punto di riferimento in campo, ma anche un punto di riferimento lontano dal rettangolo verde? Perché lui giustamente ha sposato la causa udinese, che Totò di Natale ha avuto tante richieste, aveva avuto richieste di andare via da Udine. Sicuramente si trova bene lì, ha trovato il suo habitat naturale, con la famiglia Pozzo, è molto legato, e quindi ha fatto una scelta di vita e secondo me per l'Udinese è stata una grande cosa. La qualità più grande a livello tecnico, parliamo dal punto di vista squisitamente tecnico, giudicata da un difensore di Di Natale, qual Ma il dribbling. Se ti punta e gli lasci 1,5 m, 2 m, poi ho detto prima, c'ha dribbling e facilità di esecuzione, quindi il dribbling sicuramente è la cosa più forte sua, dribbling e velocità. Muriel? Quest'anno probabilmente doveva consacrarsi, anche un po' di problemi fisici ne hanno limitato un po' l'avanzare in questo campionato. Carrozzieri però lo giudica comunque un ragazzo di prospettiva? Sì, Muriel sì, anche perché sono ragazzi giovani. Quadrado è arrivato prima qui in Italia, già si vede che è un giocatore più esperto, fatto un anno prima la Serie A di Muriel, quindi qualcosa in più ha. Mentre Muriel è un giocatore che ha grandi colpi, grandi doti, però ecco, deve riuscirle ancora a dimostrarli. E secondo me è un giocatore che va aspettato, anche perché quest'anno ho avuto problemi fisici, stavo fuori 2 mesi, 3 mesi. Quindi, però io scommetto su Muriel che è un grande giocatore. Un anno in più di bonus, magari il prossimo, però il prossimo bisogna fare Sì, grandi il cose. prossimo bisogna dimostrare il valore che ha Muriel, però secondo me ci riuscirà perché come ragazzo, ecco, ripeto, ha grandi doti, sarà il nuovo di Natale. Poteva esserci un carrozzieri bianconero. Sì, c'è stato un incontro, mi ricordo il 2007, era il periodo del mercato di gennaio, che andai con il mio procuratore che mi chiamò di Suarez, vieni subito a parlare Leonardi, l'attuale direttore del Parma. E non è stata una cosa economica, niente, quindi c'era. Però ecco, per me è stato un rispetto nei confronti del mister Colantuono, che lui mi aveva portato dall'Arezzo all'Atalanta e poi dall'Atalanta mi portava a Palermo. Poi conoscendo l'allenatore, poi Palermo era pure anche una, come sono due piazze bellissime, per l'amore di Dio. Però ecco, ho scelto Palermo, sai, conosci l'allenatore, ti porti l'allenatore, quindi non ho avuto rammarico. È un motivo d'orgoglio comunque per un calciatore essere accostato a un club come l'Udinese? Certo, l'Udinese, tolto le grandi, era una delle squadre più blasonate. Tolto Inter, Milan, Juventus ai tempi d'oro, l'Udinese era il Napoli di oggi, diciamo. Quindi era quel periodo lì, con giocatori come Di Natale, Iaquinta, Pinzi, era un grande Udinese. Quindi è un Carrozzieri, orgoglio. con Guidolin si sarebbe trovato bene. Ma secondo me sì. Non lo conosco, cioè lo conosco come allenatore, però ecco, non l'ho mai avuto, ma ho sempre sentito parlare bene di Guidolin, che è un grande allenatore, è un allenatore che ti fa giocare a calcio, ti lascia molta tranquillità e penso che per un giocatore queste cose sono Per un calciatore, avere una società seria, importante alle spalle come quella dell'Udinese, quanto è importante per l'appunto, soprattutto a livello mentale, anche se vogliamo? importantissimo, è importantissimo perché sai che quando fai parte di questa società è come se è una famiglia, quindi qualsiasi problema loro ti possono aiutare a risolvere. E quindi la società sana fa tanto in un giocatore che non deve avere mai problemi per essere sempre concentrato tutti i giorni, dagli allenamenti, del martedì fino ad arrivare alla partita della domenica. E questo è molto, molto importante. Ecco, io per esempio faccio sempre l'esempio del Palermo. Io il giorno che sono arrivato a Palermo ho firmato il contratto con Zambarini, dopo 3 secondi mi ha chiamato quello che ci faceva tutti, mi ha portato subito a vedere la casa va del Palermo, subito in concessionaria a prendere la macchina, faceva Zambarini, voi dovete pensare solo a giocare e mettere la benzina alla macchina, tutto il resto pensiamo noi. Penso che questa per un giocatore è la cosa più bella che ti possa dare il calcio. Lascia stare il fatto economico, però ecco, stare così tranquilli, una società sana, arrivavano i tuoi genitori, i tuoi familiari, la tua ragazza, queste cose le venivano prese dall'aeroporto da questo signore, te li portava a casa, al campo, quindi dovevamo pensare solo a giocare. Per questo quando vedo Zambarini che fa le sue uscite con gli allenatori, dico,
lo capisco perché lui dice: sono il presidente, non mi faccio mancare niente. Quindi, anche se lui a noi giocatori non ci ha mai attaccato, lui ci ha considerato sempre come figli: voi siete tutti i miei figli, io davanti a voi, lui ci ripete davanti a noi, io se devo fare qualcosa me la prendo sempre con gli allenatori, a voi non vi toccherò mai. Infatti, stavo sempre così. Vista dall'esterno, carrozzieri, si poteva aspettare una crescita costante dell'Udinese fino a raggiungere grandi traguardi come la Champions, come l'Europa League? Cioè, era preventivabile? Dipende dal progetto della società, perché ecco, diciamo, secondo me l'Udinese, prima avendo anche Sanchez che è andato via, via Quinta, avevano dei giocatori che giustamente il presidente Pozzo ha investito su altri giocatori e ha fatto fare la carriera. Quindi secondo me era, se volevano investire oppure aspettare questa Champion, fare un po' di più, doveva tenere un po' di più lo zocco. Però giustamente ha fatto l'interesse della società, perché non è che lui sta lì e gli piace giocare, giustamente se non sono gli interessi. Però ecco, adesso è un po' difficile perché il campionato è molto duro, i posti per la Champions sono diminuiti e quindi adesso sarà un po' difficile per l'Udinese tornare. Però secondo me, con i vari, ecco, detto Muriel che ancora deve uscire, poi sono giocatori tipo Basta che è un grande giocatore, quindi questi giocatori, sono stando ancora insieme, potranno riformare l'Udinese che era 5-6 anni fa. All'Udinese conserva ancora tanti amici, anche ex compagni di squadra. Parlavamo di Maurizio Domizzi sì, compagni alla Sampdoria. Eh sì, Maurizio si vedeva che era già un giocatore che aveva prospettive, quindi adesso non è che lo scopro io, adesso si è confermato che anche lui è uno dei centrali più forti d'Italia. Tra Danilo ed Ertò, gli altri titolari della linea 3 dell'Udinese, carrozzieri, chi è la vera stella? Ah, secondo me Danilo, che io vedo più di Ertò? Beh, dipende, ecco, secondo me sono due giocatori, diciamo, diversi. Sono due giocatori diversi, quindi hanno caratteristiche diverse. Però ecco, Danilo mi piace molto. Carrozzieri continua a divertirsi ancora, gioca con il Bellante, la squadra, sì, della gioco sua con la città. Squadra qui del mio paese dove sono cresciuto, quindi per divertirmi. Adesso non so ancora cosa fare, quindi vediamo se uscirà qualcosa, sono anche nell'ambito calcistico, vedremo che fare. Ti vedi più dirigente in giacca e cravatta o allenatore in tuta? No, mi piace, sul campo? Mi piace tutte e due, quindi valuterò qualcosa che mi si proporrà. Facendo i bilanci, il calcio ha dato tutto a Carrozzieri o c'è qualcosa che... No, il calcio ha dato tutto, io purtroppo ho commesso un errore che ho pagato sulla mia pelle, quindi il calcio ha dato tutto e mi poteva dare ancora tanto, dopo purtroppo ho fatto quell'errore che è stata una cosa mia personale, sbagliato, quindi lì non è colpa di nessuno, l'ho pagato sulla mia pelle, quindi il calcio me l'aveva dato e mi dava anche dopo, quindi... però ecco, questi sono gli errori che si fanno, si pagano e poi ne paghi le conseguenze. È il rimpianto più grande che porta, sì, dentro di sé, Carrozzieri? Tutta la mia carriera, sì, rimpianto, perché ero lì per andare a una grande squadra, quindi avevo già quasi l'accordo e tutto, però ecco, passato, sbagliato, sono ripartito, ecco, poi l'unico rammario che ho nell'ultimo anno a Lecce, che appena sono arrivato lì faccio la prima partita di Coppa Italia, dopo due anni fermo rientro a Palermo bene, faccio la finale di Coppa Italia con l'Inter, faccio un grande ritiro perché era l'anno mio, avevo 30 anni, tutti scatto, ci sta, la prima partita mi rompo il ginocchio, 3 mesi fermo, riparti, e poi quell'anno ho collezionato 15 partite, purtroppo la retrocessione, però ecco, dopo è una cosa che mentalmente vai a scendere, non è giusto prendere in giro le società e ho fatto una scelta, anche se sono giovane, 33 anni, fisicamente sto bene, l'unico infortunio serio che ho avuto è stato un menisco, se lo vogliamo chiamare serio, non ho avuto mai problemi a livello di rotture, di infortuni gravi. Però ecco, dopo è scattato quella cosa in testa che ne parlavo prima, se non hai più voglia meglio, ecco, vado a divertirmi con i miei compagni di squadra, di paese e niente. Adesso aspettiamo, vediamo se esce fuori qualcosa. Chi le è stata più vicino in quel periodo e in quel periodo ha capito magari di avere anche qualche amicizia falsa, finta? Parecchio. Sì, ecco, la delusione più grande dagli amici che ti aspettavano che erano amici, dopo invece hanno voltato le spalle così, ma fortunatamente sono 1,93, ho le spalle grandi, quindi riesco
a risolvermi da solo. A difenderti bene, diciamo, sì, così. Sì. Però ecco, a livello di vita mi ha fatto aprire gli occhi a vedere veramente. Lì è stata una cosa di vita che, giustamente, perché quando sei calciatore di Serie A, dietro c'è sempre... c'è tanta gente dietro che pensi che ti vogliono bene, invece poi alla fine quando ti giri ti parlano male, così. Poi quando è successo il fatto, uno solo è rimasto, che è mio caro amico, siamo mio fratello di sangue, siamo cresciuti insieme, quindi, che è un mio amico di qui, Marco, che è un ristoratore, che neanche farlo apposta, gli siamo sempre a cena qui, quindi, che è un mio amico, quello è vero, appena è successo il fatto, è volato a Palermo, quindi lui è veramente una persona eccezionale per me. E Uomini di Calcio, magari mister ha avuto in passato? No. Uomini di Calcio è stata una bellissima cosa, appena mi è successo il fatto, io ho spento il telefono, diciamo, però appena ho riacceso il telefono, dopo un paio d'ore, tanti messaggi, era il messaggio più bello quello di Costa Curta, Maldini, beh, i vari amici, tipo Colantuono, Vieri, tutti questi. Beh, però fa piacere, eh? Tantissimo, tantissimo, il messaggio di Billy non me lo dimentico mai. Nella vita si sbaglia, rialzati che sei un grande campione. Costa Curta è stato, perché avevo fatto la tournée insieme con Milan, io ero stato 20 giorni in Cina con Maldini, Costa Curta, quindi si vede, erano campioni in campo e lo sono anche fuori. Carrozzieri, dovendo dare un consiglio ai ragazzi, perché sei cresciuto davvero dal basso e sei arrivato in alto, dovendo dare un consiglio ai ragazzi, qual è? Di non farsi attrarre dal mondo esterno della... di non farsi attrarre, perché non è che oggi ti svegli e dici voglio giocare in Serie A. Arrivare in Serie A è difficilissimo, sarebbe il sogno di tutti i bambini, come l'ho avuto io il sogno da piccolino, che anch'io giocavo nelle strade con i miei compagni di squadra. E quindi dico ai ragazzi di oggi di, prima cosa, andare a scuola, fare gruppo ed essere sempre umili e prendere il calcio come un divertimento, perché il calcio fino a 18 anni non ti dà da mangiare. Nel momento in cui arrivi a 18 anni e hai delle prospettive, che firmi il primo contratto, comincia a avere qualche soldino, allora lì vuol dire che dei sacrifici cominciano a rientrare. Se no, fino a 18 anni tutti quanti dicono a 15 anni mio figlio era un talento, così. Se non è arrivato vuol dire qualcosa c'è. Certo. Quindi mai lasciarsi, cioè mai sentire le chiacchiere di arrivare in Serie A è facile, è difficilissimo arrivare, è ancora più difficile mantenersi. Carrozzieri, il tuo saluto a Udinese Channel, ai tifosi dell'Udinese, ai tuoi ex compagni di squadra, e un pronostico. Secondo te dove arriverà l'Udinese in questo campionato e nel futuro più immediato? Ma per me l'Udinese farà un buon campionato, spero che arrivi tra le prime otto. E per il futuro penso che, come la famiglia Pozzo ha dietro tutti questi osservatori fortissimi, bravissimi, secondo me l'Udinese tornerà ad essere un Udinese ai tempi di Di Natale, di Iaquinta, di Pinzi, che sono attuali, che giocano ancora, quindi l'Udinese delle prime quattro squadre d'Italia. Un saluto a un compagno? Saluto Muriel, il più che ho giocato due anni fa insieme, quindi gli faccio un grande in bocca al lupo e spero che lui possa dare tanto a questo Udinese, perché ha veramente delle doti impressionanti, quindi un saluto e saluto Maurizio Domizzi, che ci ho giocato anche insieme. Un saluto a tutti i tifosi dell'Udinese.